Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono sempre su Pokémon Verde Foglia. Continuiamo l'avventura. Allora, riassunto dell'impresa di Davide 4. Smeraldopoli è il luogo in cui Davide ha ottenuto Poké TV. Riassunto dell'impresa di Davide 3. Davide ha fatto il salto a casa. Riassunto dell'impresa di Davide. Bosco Smeraldo ha trovato una via d'uscita in questo luogo labirintico. Ha raggiunto Plumbeopoli. Plumbeopoli è il luogo in cui è salvato. Allora, continuiamo qua. Ah, qua dovrebbe stare la palestra di Brock, il capo palestra di tipo roccia. Perciò noi dobbiamo comprare Pokéball e bisogna andare a catturare altri Pokéball. Perché parlo a saltelli? Salve, posso essere d'aiuto? Compra Pokéball. Certo, in che quantità? Facciamo 4, 5. Ma sì, dai, 5 Pokéball. Ne vuoi 5? Sì. E tutto. No, non ne voglio più. Pozione. Certo, in che quantità? 3. Pozione, ne vuoi 3? Sì. Antidoto. Antidoto, certo, in che quantità? 2. Tutti i soldi spendiamo. Antiparalisi. Certo, in che quantità? 3. 3 antiparalisi. No, sì, dai. Dai, basta. Non voglio niente. Andiamo. Sì, 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 sì. Non si stacca mai. Andiamo. Andiamo, l'herbalt dovrebbe stare prima di... qua, che cazzo questa città, dovrebbe stare l'herbalt. Sono andato a sbattere contro l'albero. Percorso 2, ecco qua. Vai, esci qualche Pokémon, dai. Allora, cosa devo fare qua? Io in questo... cosa voglio fare? Voglio catturare nuovi Pokémon e livellare i miei Pokémon per prepararli alla battaglia contro Brock, il capo palestra. Perciò questa parte di video la vado a velocità supersonica, anche se dico che non è da me fare ste cose, però non so se spendere un'ora di video a livellare tutti i Pokémon, perciò o la salto poi vedo. Allora ragazzi, dopo che ho stoppato il video è passata un'ora e mezza, ho livellato i miei Pokémon, catturato anche due nuovi Pokémon. Infatti abbiamo Pidgey, Caterpie, Rattata, Uccellino e Weedle. Il problema è che... cazzo però, eh? Come si fa? Info. Cioè, io c'ho questi attacchi qua, no? Azione, colpo coda, altruismo e turbo sabbia. Ma dico io, non riesco ad imparare un attacco di tipo acqua. Eppure sono livello 12, sono di tipo acqua, ma non riesco a impararlo. Cioè, e non so come cazzo devo fare contro la palestra qui. Sarà un casino. Mo io ci provo, ma sicuramente sarà qualche fail così. Perché quelli là sono di tipo roccia, no? E io ho un Pokémon di tipo acqua. Con un attacco di tipo acqua posso, diciamo, procedere e quindi distruggerli, perché annientarli, perché tipo roccia perdono contro tipo, vanno a perdere contro tipo quelli di tipo acqua. Ma il problema è, devo cercare di riuscirci. Vediamo un po'. Parliamo col ciccione. Non ci sono tanti allenatori di Pokémon seri qui, sono tutti pigliamosche. Si salva solo Brock della palestra di Plumbeopoli. Io ci provo, ma sicuramente perderò, farò qualche fail. Cioè, sono stato un'ora e mezza a livellare e qua ancora non sono riuscito a imparare un attacco di tipo acqua. Andiamo. Ecco qua. Alto là, dove vai? Ci vorranno anni luce prima che tu possa competere contro Brock. Ecco che parte la battaglia.
Allora, il turno di Geodad mandato in campo. Geodad, qual è? Tipo roccia. Io c'ho, c'ho gli attacchi di tipo normale. Ho un attacco di tipo terra, ma è, non è un attacco. Fa calare solo la difesa. No, no, non fa niente questo. Non serve a niente. No, guardate, cioè. Ora io faccio turbo sabbia, vediamo un po' cosa gli posso fare. Lo posso accecare un po'. Precisione di Geodad cala. Nemico azione, però intanto mi ha colpito. E non vale così, cioè. Siamo uno di tipo Caterpie, vediamo un po'. Ma sicuramente perderò. Roccia scudo. Io c'ho scudo, quanto lo odio. Vai Caterpie, falli il culo. Oh, dai. No, se continua così non ci riuscirò mai. Dai, andiamo su Pokémon. Sì, vediamo Weedle. Vediamo se riesco a avvelenare quelli di tipo roccia. È di tipo roccia, già ho tutto. Io mi userò Richol Richol. Ehi, Richol scudo. Non riesco mai a leggere. Questi sono i momenti che ne devo approfittare, se no non ci riuscirò mai. Non è molto efficace infatti. No, no, l'ho avvelenato. Vai. È stato avvelenato. Geodude. Usazione, sbagliato. Veleno effetto su Geodude. Ecco, vai, sì. Veleno spina. Non è molto efficace. Geodude nemico usazione. Infatti, ho già usato veleno. Perché? Veleno effetto su Geodude nemico. Infatti, cambiamo Pokémon. Perché questo ormai l'ho usato per fare il veleno. Facciamo Rattata, vediamo. Non c'avevo, dovrei avere, no non ce l'ho, attacco rapido, non ho allenato proprio Rattata. Sempre il suo scudo qua. Il prossimo sicuramente sarà Geodude, il prossimo suo. Veleno effetto su Geodude nemico. Azione. È inutile che uso colpo cuda, perché quello userà sicuramente il suo scudo e aumenta di nuovo la difesa. No, non faccio niente. Però Rattata dai, lo faccio perdere un po'. Lo uso un po'. Ah, il veleno però è effetto, dai. Poi l'ho fatto bene a catturare Weedle. Mi ha distrutto, cioè. Un attacco. Brutto colpo. Vai, usiamo uccellino. Attacco esausto. Usiamo uccellino. È livello 6. Coraggio, uccellino. Il veleno è effetto su Geodude nemico. Allora, azione. No, non faccio niente, azione, sbagliato. Cazzo, il gioco di un nemico se lancia subito. Usiamo il turbo sabbia così il prossimo attacco. Allora. Vai. Sto tremando. Al veleno effetto il gioco di un nemico. Turbo sabbia. E pressione di gioco di un nemico cala. Gioco di un nemico usa azione. Mi ha distrutto. È morto. Vai. Caterpie riceve 45, Caterpie sta a livello 7. Uccellino riceve 45 punti est. Weedle, ok, la prossima scelta di Lianca Peggio sarà Sandship. Ah, Sand, ma quello caca al cazzo. Mandato in campo da Lianca Peggio. Allora, Turbo Sabbia. Lo acceco un po'. Precisione di Sandship cala. Sandship nemico usa il ciascuno. Ma tutti uguali sono questi. Vai, veloce! Poco. Che cazzo è? Weedle. Dai Weedle, non mi devi morire. Non devi morire, Weedle. No, Weedle, no! Ecco. E ora è finito, perché non posso più avvelenare nessuno. Devo fare una scorta di Weedle. Ok, Silver, vai. La lotta. Azione, cioè. Non ho fatto niente. E vabbè. Qua proprio siamo tutti morti qua. Turbo sabbia. Fallisce. Come un coglione. E giù noi riccia scudo. E sì, dai. Altruismo che non serve a niente. L'ho provato da. Lo provo sempre, non serve a niente. Dai. Fa. Sto perdendo turni a caso. Ma se io uso azione, quello usa graffio mi fa il culo. Fallisce pure! Oh no, quanti turni che sto perdendo! No, guarda. Pokémon, cambiamo.
Facciamo uccellino. Scelgo te. E c'ho scudo. Non so cosa usare, mo. Ehi, difesa di Sandish nemico sale. Azione. Sandish nemico sagrato. L'uccellino usa azione. Sandish nemico usa riccio a scudo. Per non farlo morire cambio Pokémon. Prendo... non servono un cazzo. Prendo Caterpie, vediamo. Vai Caterpie. Sandish nemico di riccio a scudo. Ancora non l'ho tolto. Dai, niente provolo. Azione. Quindi usa azione. Sandish nemico usa gra... no, turbo sabbia, dai, no. Fa... che rompi cazzo. Dai. Sandish nemico usa turbo sabbia. Non sono non è efficace turbo sabbia su di su Caterpie. Se non sbaglio era così. Caterpie usa azione. No, fallisce, cazzo. Prima non... nemico usa turbo sabbia. Comunque fallisce. Sì, hanno fallito qua. Pokémon. Siamo... Pidgey. Pidgey non ho ancora usato. Pidgey. Vai Pidgey. Usa Graft. Nemmeno il tempo di entrare. E dai! E in tutti i turni fa questo. È nervoso. Nervosismo. Silver. Dai Silver, fagli il culo. Silver usa azione. Sandish un nemico usa turbo sabbia. Sandish un nemico fallisce. Silver usa azione. Ora ho capito perché non bisogna mai cambiare gli start. Comunque brutto colpo. Forse ci siamo, eh? No! Cazzo, mi era andata bene. Vabbè. Dai, azione. Dai, che poco manca. Vai, che poco manca. Stupriamo il tasto A. Silver fallisce come un coglione. Fallisce. Pokémon. Siamo Caterpie. Nemico debole, forza Caterpie. Quando c'è nemico usa Graffio. No, Caterpie. Stazione. Dai, un poco manca. Vai, lo possiamo uccidere. Sì. Cioè il primo è fatto. Mo manca Brock, mo. Allora siamo bene. Ammazza quanti punti. Il cellino riceve 72 punti. Il cellino sale a livello 7. Hai avuto una meglio su Lian Campeggista. Uffa. Gli anni luce non indicano il tempo ma la distanza. Davide vince 220 blububu. Ok. No, dai, sta evolvendo. Mo diventa un cazzo di vento. Mi tocca cambiare Pokémon. Che palle. No, non lo voglio Metapod. E vabbè. Ma vaffanculo, che schifo. Complimenti, il tuo Caterpie si è voluto in Metapod. Che cazzo me ne fotte, va schifo. Metapod impara a rafforzatura, ma solo a rafforzatura. Fanculo, Brock. Vediamo che vuole qua. Parliamo. Ehi, hai tutte le carte in regola per fare grandi cose con i Pokémon. Non sono un allenatore, ma so come aiutarti a vincere. Porterò ai massimi livelli. Allora, lo vuoi un paio di consigli? Tutto ok, allora via. Il primo Pokémon a scendere in campo è il primo della lista. Pokémon. Cambiando l'ordine dei Pokémon, la lotta può essere più facile. E quindi? Quindi per questo video ho finito. Ho fatto una gran bella figura di merda. E mo devo cercare di allenarmi meglio i Pokémon perché non so più che fare, cioè. Non so quanto li devo livellare per arrivare a un buon punto. Io devo battere il capo palestra. Una puntata spesa a cazzo. Beh, io per questo video vi saluto. Ricordate di mettere mi piace se il video vi è piaciuto. E quindi posso dirvi ciao a tutti ragazzi. Ciao ciao ciao.